Benvenuto a Jacopo Petriccione. Da poco sei diventato padre per la prima volta. Con quale stato d'animo state vivendo questa situazione tu e la tua compagna? Ciao a tutti, da poco ho avuto la fortuna di diventare padre. Sinceramente io e la mia compagna siamo molto preoccupati per questa situazione, soprattutto ovviamente per nostra figlia, ma vogliamo essere positivi sperando che tutto questo si risolva presto e poter tornare alla vita normale. Ecco. Jacopo, la tua famiglia d'origine vive al nord. È da tanto che non li vedi? La nostalgia si fa sentire di più in questo periodo di isolamento? Sì, la mia famiglia è lontana, praticamente 1000 chilometri, e ci sentiamo tutti i giorni con videochiamate, e soprattutto perché i miei genitori, essendo diventati nonni da poco, vogliono vedere la loro nipote, quindi cerco di renderli partecipi il più possibile di questo, e l'unico modo è sulle videochiamate. Come trascorri le tue giornate tra esercizi per mantenerti in forma, hobby e compiti da neopapà? Ma diciamo che come orari la nostra vita è rimasta più o meno lo stesso, poi è normale che nostra figlia la mattina presto ci sveglia, anche se devo dire che siamo molto fortunati perché di notte ci fa dormire, dorme tanto anche lei, quindi da questo punto di vista siamo tranquilli. Per quanto riguarda l'allenamento è normale che dobbiamo continuare a tenerci in forma per farci trovare pronti nel momento in cui si riprenderà. Io sfrutto il mio salone di casa, c'è un piccolo terrazzo in cui posso fare qualche tipo di attività fisica, la faccio spesso insieme alla mia compagna. Ora molto probabilmente mi è entrato un amico che forse ci può prestare un tapirulan per andare a correre, perché purtroppo spazio fuori vicino a casa non ne ho, e quindi per cercare di mantenermi in forma sto facendo tutto il possibile. Diciamo che mia figlia mi tiene ben occupato le giornate, fra un pannolino cambiato e un bagnetto, insomma il tempo passa. No, a parte gli scherzi, c'ho vari hobby, e prima di tutto quello di guardare serie TV, che mi piacciono tanto, su Netflix, ne guardate molte, diciamo parecchie. E poi c'è la musica che mi piace tanto, l'ascolto, mi piacerebbe imparare uno strumento, ho iniziato a farlo, poi ho mollato, ma vorrei tanto riniziare a farlo seriamente, che è la chitarra. Mi piace anche il cantare e spesso mi metto con la mia compagna in soggiorno, ora e con la bambina a fare un po' di karaoke, quindi passiamo qualche momento anche così ridendo e provando a imitare qualche cantante famoso, soprattutto musica italiana ci piace tanto, quindi passiamo le giornate anche a fare questo. Avete un programma per l'alimentazione, delle linee guida da osservare anche in questo periodo? La società ci ha dato un programma da seguire, ma essendo professionisti insomma sappiamo come dobbiamo alimentarci e le nostre abitudini non devono cambiare per mantenerci in forma. Prima devo dire che mi concedevo qualche pasticciotto nell'arco della settimana, ora purtroppo data la situazione non posso farlo ed è una delle prime cose che farò appena finirà tutto. E in cucina lavora la mia compagna, perché io non sono molto bravo in questo, diciamo, solo che da quando sono qua le do una mano, mi sta insegnando e facciamo qualcosa insieme, ecco. Come ti stai allenando? Per quanto riguarda la corsa, fino a 10 giorni fa, quando ancora si poteva, andavo a correre sotto casa, per quel che si può ovviamente, stando nel raggio di 200-300 metri da casa, provo a fare qualcosa. Ora cerco di stare più qui, e quindi come ho già detto ho chiesto a un amico se potrebbe prestarmi un tapirulan, ora vediamo se riusciamo in qualche modo. Per quanto riguarda gli attrezzi, li abbiamo comprati per fortuna prima che iniziasse tutto questo, insieme alla mia compagna, perché voleva riprendere anche dopo la gravidanza l'attività fisica, e li compravamo insomma per lei, e per fortuna sfruttiamo il momento e in questo momento li uso anch'io. Sei da 2 stagioni a Lecce, con tutti i componenti della squadra avete più volte ribadito di essere una seconda famiglia, un gruppo unito. Cosa ti manca della tua vita di prima, da sportivo professionista e da Jacopo? Mi manca la quotidianità, mi manca il pallone, mi manca il campo, mi mancano i miei compagni, farci due risate nello spogliatoio. Insomma, è il nostro lavoro, ma è la nostra passione più grande, quindi quando ce lo levano è una mancanza che si fa sentire. Per quanto riguarda come persona, mi manca vivere la città, mi manca poter uscire, poter svagarmi, amo molto fare passeggiate ed è la cosa che mi manca di più. Mi dici 3 cose che in questo momento in cui si fanno tante rinunce hai riscoperto essere fondamentali per te, essenziali, a cui non rinunceresti? Le 3 cose essenziali della mia vita sono la mia famiglia, sia quella che ho costruito qui con la mia compagna e mia figlia,
sia quella dei miei genitori, di mio fratello, senza la quale io non sarei dove sono ora. E poi ci sono i miei amici, che nel mio percorso ho scoperto che sono veramente pochi quelli veri, ma meglio così, sinceramente, che mi mancano tanto, spero presto di poterli abbracciare, e ovviamente il mio lavoro, perché il calcio per me è tutto, quindi spero che questo momento passi presto e possa poter riconciliare queste tre cose che mi mancano tanto. Quanto ti manca il campo, l'allenamento vero con i compagni, le partite, lo stadio pieno? Beh, come ho già detto, sicuramente il campo ci manca tantissimo. A me manca la domenica, manca poter entrare al Via del Mare a vederlo pieno, ma sono sicuro che presto torneremo a farlo e sarà ancora più bello, no? Perché questa esperienza ci porterà a capire che quei momenti sono speciali e li vivremo ancora con più forza e più felicità. Abbiamo un gruppo WhatsApp in cui ci sentiamo praticamente tutti i giorni. Io personalmente non sento qualcuno in particolare, ma mi capita singolarmente di sentire qualche mio compagno, magari con qualche battuta, ci commentiamo varie storie su Instagram o troviamo qualche video scherzoso per passare il tempo, anche se non siamo vicini, ma lo facciamo tramite telefono, che è l'unica cosa che possiamo fare. Qual è la prima cosa che farai appena finirà questa brutta storia? Questa è una bella domanda perché sono tante le cose che mi piacerebbe fare una volta finito tutto questo, ma penso che la prima sarà quella di poter portare mia figlia al mare perché è una cosa che a me manca tanto. Io amo il mare, mi manca tantissimo poter fare una passeggiata lungo mare, poter sentire l'odore del mare. E per mia figlia sarà la prima volta, quindi sarà tutto ancora più speciale. Com'è stata la tua stagione fino allo stop? La reputo una stagione molto positiva, perché pur essendo il primo anno in Serie A, credo di essermi calato bene nella parte. La stagione è stata sempre un crescendo rispetto alle prime giornate. Nell'ultimo periodo ho giocato con più personalità, più convinzione, quindi credo di essere cresciuto molto. Le cose da migliorare sono sicuramente tante, perché se voglio rimanere in questa categoria e dire la mia, devo crescere sotto tutti i punti di vista. Il mio punto di forza credo che sia la mia determinazione perché sono uno che non si accontenta mai e che non molla mai, che vuole sempre crescere, quindi credo che questo sia il punto di forza su cui ripartire. Ormai per molti sei Modriccione, non solo per la somiglianza al campione del Real, ma da bambino avevi un mito? Chi era? E adesso invece a chi ti ispiri? Sì, Modricione è una cosa nata l'anno scorso, un po' per caso, un po' per divertimento, ma ormai fa parte di me perché spesso giro per la città e sento chiamare Modric, Modricione, ormai istintivamente mi giro, quindi è una cosa che mi porterò sempre dentro. Per quanto riguarda i miei idoli di quando ero bambino, erano due, uno era Andrea Pirlo e l'altro era Iniesta del Barcellona. E tutti gli amici guardavano a Barcellona per vedere Ronaldinho o Messi, invece già all'epoca guardavo Iniesta che per me era qualcosa di magico. In questo momento ci sono tanti campioni nel mio ruolo, ma penso che loro due rimarranno sempre qualcosa in più per me. Quali sono le caratteristiche principali che ti identificano come calciatore? Ma diciamo che mi reputo un giocatore con buona tecnica, anche se penso che la mia vera forza sia l'intelligenza, perché per sopperire un po' le mancanze fisiche devo usare di più la testa, essere più furbo, pensare prima, e quindi credo che sia la base più importante del mio bagaglio. Quali sono invece le tre caratteristiche principali che possiede il Lecce che sono il valore aggiunto di questa squadra? Se dovessi scegliere tre cose essenziali per la nostra salvezza, sono sicuramente il gruppo, che può sembrare scontato, ma per noi deve essere e può essere sicuramente la nostra forza. Seconda cosa è la continuità del lavoro nel corso di questi anni, ovviamente avendo lo stesso allenatore, lo stesso staff, può dare il suo contributo perché la conoscenza di quello che vuole il nostro allenatore è fondamentale per noi. E sicuramente la terza cosa è la nostra gente, che è il nostro valore aggiunto tutte le domeniche, sia in casa sia in trasferta. Volevo mandare un abbraccio virtuale a tutti i tifosi giallorossi. Vi prego, continuate a restare a casa perché è l'unico modo che abbiamo per vincere questa battaglia e sono sicuro che quando tutto questo finirà sarà ancora più bello poter tornare tutti insieme alle nostre vie del mare. Un abbraccio grande, ciao!